Per il quarto anno di fila il Grand Hotel di Rimini ha ospitato l'evento inaugurale del calciomercato organizzato da Master Group Sport e Adise in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. Colpi da maestro, il talk show condotto dalla giornalista di Sky Sport Sara Benci si è aperto con il ricordo di Silvio Berlusconi da parte di Adriano Galliani e Arrigo Sacchi, due degli artefici principali, insieme allo stesso presidente, del Milan che incantò il mondo con il suo gioco e i suoi successi. Poi spazio ai discorsi di mercato con il racconto di qualche aneddoto. La cessione di Frattesi potrebbe andare ancora per le lunghe, ha fatto intendere Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Calcio. A che punto siamo? C'è qualcuno in vantaggio? No, per il momento non c'è nessuno in vantaggio. Ci sono varie trattative aperte e credo che comunque queste trattative dureranno un po' a lungo. Ieri era scoppiato il caso Brozovic con il trasferimento all'Al-Nasr che sembrava poter saltare. Alla fine la trattativa si dovrebbe chiudere nelle prossime ore con il club dell'Arabia Saudita che dovrebbe pagare il cartellino del croato alla società nerazzurra 18 milioni. La situazione non è chiusa, non è definita. Come sempre dico, chi decide il destino è proprio il giocatore stesso, che deve sicuramente decidere se seguire la strada o non seguirla. L'Inter non è obbligata a cederlo, ma semplicemente di girare quelle che sono le opportunità di mercato che poi saranno valutate. Il problema più grande credo che sia il rapporto contrattuale tra il giocatore e la nuova società, quindi queste sono situazioni che se troveranno una definizione nell'arco di poco, noi proveremo a riaprire il discorso, altrimenti sicuramente lo toglieremo dal mercato. Novità assoluta la consegna del premio Colpi da Maestro, quest'anno dedicato ai direttori sportivi. Premiati Giuseppe Magalini del Catanzaro, Guido Angelozzi del Frosinone e Cristiano Giunto, l'intervenuto in collegamento del Napoli. Dobbiamo aiutarci e far rispettare il mondo più il nostro know-how, i nostri dirigenti, perché i nostri dirigenti hanno un grande valore. Dobbiamo essere più bravi a fare sistema. Federica Cappelletti ha espresso la sua emozione per l'elezione a presidente della divisione Serie A femminile professionistica. Sicuramente tanta emozione, tanto sono onorata di ricoprire questo ruolo. E credo che appunto il sistema calcio femminile abbia bisogno di una marcia in più, di una spinta in più, al di là del fatto che è stato fatto davvero un gran passo avanti anche con l'avvento del professionismo. E quindi ecco, diciamo che siamo qui per lavorare sodo già dalla prossima settimana per portare risultati concreti in questo settore del calcio femminile. Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha consegnato a Stefano Bonaccini parte del ricavato della finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter destinato alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione. La regione Emilia-Romagna continua ad essere protagonista con grandi eventi di richiamo internazionale. Tra l'altro andiamo verso una stagione in cui ci saranno altri appuntamenti straordinari, a partire, se penso a questa terra, al MotoGP mondiale a Misano Adriatico ai primi di settembre e successivamente, appena dopo, avremo l'apertura del campionato europeo di pallavolo a Bologna con la nazionale italiana e subito dopo la settimana della Coppa Davis col girone dei vari Sinner, Musetti, Berrettini.